Nel mondo ci sono paesi di ogni genere, con città di ogni genere, che offrono, oltre alle varie cose, anche piatti unici, che sfortunatamente non troveremo mai rimanendo rinchiusi nella nostra piccola casetta. Beh, magari è meglio non uscire ora che la situazione è un po' peggiorata, ma comunque possiamo vederli in video. Parlando di questi piatti unici, alcuni sono veramente più unici di altri e strambi come non so cosa, tipo in Cina e nel continente asiatico in generale. In quelle zone mangiano davvero una moltitudine di cibi diversi. È il mondo della varietà. Se siete interessati a vedere qualcosa di unico anche oggi in questa top molto topposa, allora ricordatevi prima di fare un salto sul mio canale Telegram di sconti ufficiale e di sedervi o sdraiarvi, una mezza via, quindi seduraiarvi e cominciamo. Zuppa di serpente. I serpenti possono piacere o non piacere, non c'è una via di mezzo, e in Cina piacciono così tanto da finire anche nelle tavole dei ristoranti, sembra. Esiste ad Hong Kong una zuppa di serpente molto particolare, che sinceramente non ho mai provato e mai proverò. La sua preparazione non è poi tanto complessa. Prendono il serpente, lo lavano come si deve e tolgono l'interiora tenendo soltanto la carne buona, in modo da tagliarla e metterla in pentola insieme all'acqua e alle varie spezie e qualche altro tipo di carne, volendo. Questo nei ristoranti viene fatto con una certa cura, come per ogni altro animale, ma nello street food, cioè il cibo da strada, le cose sono diverse. Sia per fare la zuppa che la minestra di serpente, l'animale viene trattato molto diversamente. Mentre tanti altri animali nelle aziende prima di essere uccisi, per essere portati sulla nostra tavola, vengono addormentati in modo che non sentano niente, nello street food sono pienamente coscienti. Non in tutti, in alcuni prendono la carne già preparata. Su YouTube potete trovare il video della preparazione di un serpente per diventare il piatto di qualcuno, ma lo sconsiglio ai deboli di cuore. Sul serio, io non sono riuscito a vedere nemmeno i primi minuti. Molti, vedendo i cibi cinesi, hanno criticato questa loro scelta di divorare qualunque cosa, e non soltanto loro. In tanti altri paesi asiatici quasi ogni animale può diventare cibo, basta che cammina. Che ne pensate? È giusto o sbagliato? Fatemelo sapere nei commenti. Per concludere, sembra che specialmente la zuppa di serpente abbia poteri anche curativi. Non che rimargina completamente le ferite, non siamo a livello dei fagioli di Balzar, ma che aiuta con dolori come mal di schiena o a far circolare meglio il sangue, una cosa del genere. Street food di Shenzhen. C'è un posto in particolare dove è possibile trovare dei cibi alquanto strani in Cina, e si trova a Shenzhen, spero di averlo pronunciato giusto. C'è un video online che mostra le cose più brutte forse mai viste, ma che a molti piace mangiare, compresi i turisti che sfidano se stessi. Partendo per esempio dal tofu puzzolente, puzza davvero tanto da quello che hanno detto tutti. È una preparazione molto speciale inventata da uno studioso di nome Wang Xie, che ha messo il suo tofu in un barattolo pieno di terra per giorni e giorni. Dopo aver aperto il barattolo aveva scoperto che era diventato completamente verde e odorava come i miei calzini dopo ginnastica a scuola. Ma aveva deciso comunque di assaggiarlo. Non si sa per quale motivo uno voglia assaggiare una cosa color verde vomito, ma lui in quel giorno sembrava averne molta voglia, scoprendo che era buonissimo. Ne aveva venduti talmente tanti poi che ad oggi è diventato un cibo normalissimo dalle parti. Ma non finisce qua. Abbiamo anche molti animali allo spiedo, quali centopiedi, scorpioni oppure anche ragni. Qualunque cosa si muova, come detto prima, viene divorata. Noi esseri umani siamo onnivori, ma a quanto pare alcuni sono più onnivori di altri. Gamberetti ubriachi. E voi direte, gamberetti? Beh, tutti li mangiano. Beh sì, noi li mangiamo, diciamo, quando hanno perso la vita, loro invece quando sono ancora vivi. Ecco, non so come dirlo in realtà, cioè so come dirlo ma sembra strano, quindi ok. Allora, loro li tengono in vita e li fanno ubriacare. Non è difficilissimo prepararli, bisogna riempire una ciotola prima di tutto con un liquore, con una gradazione del 60%, a volte anche 65%. Dopodiché basta mettere i gamberetti ancora vivi dentro e cominceranno prima di tutto ad agitarsi e saltare. Poi ubriacarsi calmandosi sempre di più. Alla fine c'è anche una salsa normalissima fatta con cose vegetali, non animali da aggiungere. Quindi in questo caso alquanto strana la vita di un gamberetto. Da ubriaco fatto a dentro la pancia di un tizio qualunque è proprio un attimo. Sembra si trovi principalmente in tre posti, Nantong, Shanghai e Ningbo. E i turisti che hanno provato il piatto sono rimasti piacevolmente colpiti dal sapore, anche se alcuni facevano fatica ad afferrarli e saltavano giù dal piatto. Ecco, io non voglio mangiare nulla che salti fuori dal mio piatto. Ok, non sono un vegetariano o un attivista e non ripudio per niente la carne, ma vedere qualcosa che all'improvviso comincia a muoversi mentre cerco di prenderlo, ecco, non mi ispira moltissimo. Carne di coccodrillo grigliato.
Potete mangiarvi pure un intero coccodrillo. Beh, la vedo dura che lo finiate, ma almeno qualche pezzettino potete comprarlo per assaggiarlo. In Vietnam e in Cina. Là, almeno una volta nella vita, qualcuno avrà pensato: perché i coccodrilli devono mangiarci o morderci sempre? E se ci provassimo noi? E da lì è nata un'incredibile nuova ricetta. Anche in Sud America e Australia cucinano certe cose e a causa di ciò si sta cercando di limitare la cattura di questi incredibili animali. Piano piano potrebbero sparire anche loro a causa dei cacciatori e ora sembra anche i cuochi. Mentre nel resto del mondo queste nuove leggi stanno avendo effetto, in Cina continuano, specialmente nello street food, a grigliare la carne. Questo perché sono convinti degli effetti benefici che può portare questo animale al nostro organismo, come per gli altri. Riuscirebbe per esempio a migliorare la respirazione per coloro che soffrono di asma, oppure ad alleviare dolori di stomaco. La parte più buona dicono sia la coda. Avete mai provato questa carne? I modi di prepararla sono davvero tanti in realtà, e in vari ristoranti di lusso viene venduta a prezzi altissimi a causa della difficoltà nel reperirla. Insomma, catturare e mettere in pentola o in griglia un coccodrillo non credo sia tanto semplice, no? E piccola pausa quiz. Qual è il nome di quel famosissimo formaggio che viene colonizzato dalle larve della mosca? È un prodotto tipico italiano e nonostante l'aspetto sembra piaccia davvero molto. Anche qua abbiamo piatti davvero inusuali. Andiamo avanti. Sannaggi. Penso che per alcuni mangiare esseri morti non sia abbastanza emozionante, quindi cercano sfide più toste, andando su cibi che possono muoversi oppure cercare di ucciderli, credo. Anzi, sono molto serio. Tra i piatti killer più conosciuti abbiamo i sannaggi della Corea del Sud, un piatto creato con polpi vivi, ma più vivi dei vivi. Può letteralmente andarvi in gola e strozzarvi, se non sapete come ingoiarlo. Infatti molti sono i casi di morte ogni anno a causa di questo animale. Però sembra molti amino le sfide e i gusti strani, come detto prima. La preparazione spesso è la seguente: vengono tagliati e fatti a pezzettini mentre ancora i tentacoli si muovono e poi serviti in un piatto conditi con sesamo e olio di sesamo. Altre volte invece vengono serviti direttamente interi se non sono troppo grossi per il piatto o la ciotola. La sensazione di avere un essere che striscia e batte contro lingua, denti e tutto ciò che c'è in bocca per molti sembra davvero bello. Forse hanno ritrovato il loro istinto di caccia? Boh. Sashimi di rana. Anche la vicina giapponese ha qualcosa da offrire al mondo di strano e bizzarro. Il famosissimo sashimi di rana, che tanto famoso non è per quelli che non conoscono il mercato dei cibi vivi, è un piatto tipico che potrete trovare nei ristoranti a Tokyo. Comprende delle rane crude. Ok, non sono poi tanto vive, ma comunque alcuni sanno che questo animale può muoversi anche dopo essere stata uccisa. Per garantirne la freschezza, l'animale viene tenuto in vita fino a quando un cliente non ordina il piatto. In questo modo il sapore dicono sia migliore. In pratica aspettano di essere scelte e portate in padella. La preparazione non è molto complessa, visto che deve essere solo lavata e tenuta cruda. Viene tagliata a metà e scoiata ancora viva per poi essere fatta a pezzettini. Molto spesso la testa rimane in bella mostra, perché molti clienti la richiedono. Sembra quasi un film con un gioco perverso alla Hostel. Potrà sembrare una cosa molto barbara agli occidentali, ma non dimentichiamoci che anche qua in Italia siamo capaci di cuocere animali vivi come le aragoste in una pentola di acqua bollente. E quindi il giusto e lo sbagliato sono difficili da trovare in questi punti. Scorpioni. Qualcuno si siede sul divano e mentre guarda un telefilm si mangia davvero questi animali? Oppure come merenda a scuola durante la pausa? Spero di no. Specialmente in Cina il modo di prepararli è vario, come da poche altre parti del mondo, e in queste preparazioni a volte non viene nemmeno rimossa la coda. Possono essere serviti fritti, grigliati o cotti, e se ve lo state chiedendo, anche vivi qualche volta per i più coraggiosi. Beh dai, magari sono buoni o no. Non tutti la pensano ugualmente su questo punto. Eppure li mangiano. Sembra sabbia di scarpe messe al sole per 3 settimane dopo una maratona di 30 km. Quindi perché se li mangiano? La risposta è molto semplice: perché si muovono. E anche perché, come per tutto il resto, hanno effetti molto salutari sul corpo. Ok, ora comincia a diventare strana la cosa. Ogni volta che qualcuno cucina qualcosa sembra avere effetti rigeneranti o miracolosi. Sarà una scusa. Pesce palla. Il pesce palla è una delle creature più pericolose e mortali del pianeta. Cosa intendo di preciso? Beh, questi animali contengono la tetradotossina, una delle neurotossine più potenti conosciute. In alcune specie, infatti, alcuni organi interni come il fegato, ma anche la pelle, contengono questa cosa. E mangiarlo e cucinarlo richiede molta attenzione. Il cuoco deve essere in grado di capire se tutto il veleno è stato rimosso o meno, e ovviamente bisogna catturare la specie meno pericolosa. Non esiste un antidoto e quindi un solo errore può costare caro.
E quindi, come avrete compreso, soltanto chef con anni di esperienza alle spalle possono cucinare questo animale. E anche se su internet ci sono video sulla procedura e se qualcuno dovesse un giorno vendervi un pesce palla così, a caso, non ci provate nemmeno a prepararlo voi se siete cuochi da cucina in casa. Con questo concludiamo. Sicuramente in Asia cucinano molta roba strana, ma anche in Occidente non siamo da meno. Magari il prossimo video potrei farlo sui cibi europei più inusuali, che dite? Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo. Mi raccomando, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati.